penso che siano rare le persone che non hanno mai sentito parlare delle stelle cadenti di agosto e che non sappiano di cosa si tratti. Vediamo, con l'aiuto di un po' di immagini che si commentano da sole, cosa sono e come possiamo osservarle. Molti credono che le stelle cadenti siano osservabili solo in questo mese, ma in realtà ciò non è vero, perché le possiamo vedere in qualsiasi notte dell'anno. In alcuni periodi sono più numerose, in altri meno. Quelle famose di agosto sono chiamate Perseidi perché, come vedremo, sembrano irradiarsi dalle stelle della costellazione del Perseo. Le vediamo come scie luminose, in genere di durata inferiore al secondo. Qui vediamo delle immagini filmate dalle nostre telecamere che sono molto esplicative. A volte mostrano anche un'esplosione finale verso la fine del percorso. Le antiche tradizioni popolari interpretavano le stelle cadenti con un significato infausto. Erano le lacrime degli dei disperati per guerre, stragi, morte di regnanti. La tradizione cristiana ha ereditato poi il significato di lacrime dal cielo. L'usanza popolare che esprime il desiderio, del fatto di esprimere un desiderio, deriva sempre dal rapporto con le divinità, cioè gli dei aprivano la porta del cielo per ascoltare i desideri degli uomini e quando chiudevano la porta cadeva una stella. Se il desiderio veniva espresso con la porta ancora aperta, veniva esaudita. Nei secoli recenti si pensava che fossero collegate con l'atmosfera terrestre tramite l'azione di cariche elettriche simili ai fulmini. Era una cosa ovviamente che veniva naturale da pensare. Halley nel 1686 per primo è quello che ha calcolato la traiettoria di una meteora brillante e ha ipotizzato che fosse di origine cosmica. Chladni poi stabilì il legame tra i bolidi e i meteoriti e Brandes e Benzenberg alla fine del Settecento riuscirono poi a calcolare l'altezza da un'osservazione simultanea. Veniamo a Schiaparelli. Schiaparelli fu il primo che riuscì a mettere in evidenza il rapporto tra le comete e le correnti meteoriche, confrontando gli elementi orbitali della cometa Swift-Tuttle con quelli dei meteoroidi delle Perseidi. Quindi derivavano le Perseidi dalla cometa Swift-Tuttle. Qui sotto abbiamo una serie di validi osservatori di quell'epoca che ovviamente hanno contribuito al lavoro fatto da Schiaparelli. Zezioli, grandissimo osservatore di cui non si hanno immagini, Denza, Serpieri, Scarpellini, Tacchini e Secchi, scusate, che ovviamente contribuirono, come ho detto, al suo lavoro. Quindi le comete sono nella maggior parte dei casi l'origine delle stelle cadenti. Le comete, come sappiamo, sono sostanzialmente degli impasti ghiacciati di gas e materiale solido, polveri, sabbie, silicati, metalli. Quando si avvicinano al Sole cominciano a iniettare delle particelle di materiale che si allontanano in rapporto alla loro massa. A questo punto potremmo
potrei pensare che ciascuna cometa dia luogo a delle meteore, ma questo non è vero, e adesso vediamo perché. Infatti la Terra, durante il suo moto nello spazio attorno al Sole, può incontrare queste nubi di particelle solo se passano abbastanza vicino all'orbita terrestre, a meno di 0,15 unità astronomiche. Solamente in questo caso si ha la pioggia di stelle cadenti. Nel caso delle Perseidi, la Terra ogni anno arriva là dove la Swift-Tuttle ha lasciato delle nubi di particelle nei suoi precedenti passaggi. In astronomia le stelle cadenti vengono chiamate meteore, sono l'effetto visivo dell'entrata a grande velocità di questi corpuscoli nell'atmosfera terrestre. La luminosità dipende dalla massa, un grammo fa una luminosità, diciamo, come la stella Sirio, e la velocità invece dipende dalle circostanze dell'impatto con la Terra, ossia se la velocità si somma o meno a quella terrestre. Le Perseidi sono molto veloci, hanno 59 km al secondo e sembrano irradiarsi da un punto nel cielo che, come abbiamo detto, è nel Perseo, ma si tratta di un fenomeno illusorio, è un fenomeno prospettico, poiché le traiettorie dei corpuscoli nello spazio sono tutte parallele, come lo vediamo nell'immagine più bassa. Appunto, dipende dalla posizione della meteora rispetto all'osservatore, e quindi più o meno lunga oppure puntiforme, se viene il meteoroide viene incontro all'osservatore. Le meteore generalmente diventano visibili a 120, 90 massimo, minimo, cioè massimo, scusate, di altezza. Le particelle durante il volo collidono con l'atmosfera e si sviluppano delle reazioni per effetto degli urti con le molecole dell'aria. Gli atomi dell'aria si ionizzano a catena e danno luogo alla scia luminosa, a una colonna cilindrica di plasma, che è quello che vediamo praticamente. Nella corsa il meteoroide raggiunge temperature altamente elevate e avviene una continua perdita di massa, il fenomeno famoso dell'ablazione. In generale il meteoroide poi vaporizza a 80-70 km di altezza. Questo è più o meno il caso delle Perseidi, perché le particelle cometarie sono poco dense. Se il meteoroide riesce a penetrare negli strati più densi dell'atmosfera, decelera con frammentazioni, con esplosioni, e in taluni casi può anche raggiungere il suolo, una densità molto più grande di quella dei corpuscoli cometari. Qui abbiamo per esempio un bolide molto grosso che è stato fotografato dalla nostra rete, dal nostro network, e qui è un sopralluogo che abbiamo fatto quando è caduta l'ultima meteorite nelle Marche. Vediamo adesso come possiamo osservare le Perseidi. Innanzitutto dobbiamo andare lontano dalle luci con poco inquinamento. Possiamo osservarle visualmente, quindi abbiamo un'immagine di come si osservava in passato, solo contemplando il cielo a occhio nudo, oppure eventualmente conteggiando anche i vari eventi. Gli astrofili e quelli più evoluti possono indicare
possono seguire le indicazioni date dalla nostra sezione meteo dell'UAI per fare dei conteggi e ricavare la frequenza di attività, oppure disegnare le scie luminose. Quindi lì ne abbiamo un esempio nella parte sinistra. Lo sguardo va puntato a circa 50 gradi di altezza e a 30 gradi dal radiante, in modo che le scie luminose non siano troppo piccole ma neanche troppo lunghe. Se come astrofili si vuole fare anche qualcosa di che torni utile, si può collaborare, come dicevo, con la sezione meteore dell'UAI, la nostra sezione, e condividere ad esempio delle foto a largo campo prese annotando però i tempi di esposizione. Ancora meglio se le foto vengono fatte con obiettivi fisheye, in alto a sinistra ne vediamo uno costosissimo, o sistemi all sky per la ripresa a tutto cielo. Qui abbiamo a sinistra lo schema praticamente di uno sky e i risultati fotografici. Ancora meglio se si possono condividere degli eventuali filmati con la nostra sezione. In seno alla sezione dovete sapere che lavora dal 2004 una rete di sorveglianza di stazioni video automatiche, fanno parte praticamente, è la sezione italiana dell'IMO Video Network, che filmano per tutta la notte e in ogni notte dell'anno tutti i cieli del centro nord Italia. Attualmente abbiamo 22 stazioni attive. Il sistema automatizzato di queste stazioni permette di riprendere e raccogliere i dati, memorizzarli, analizzarli direttamente, e fornisce anche un preciso rilievo delle singole meteore grazie a un'accurata calibrazione del campo di vista rispetto alle stelle standard. Quindi abbiamo a destra un esempio, la meteora ripresa in mezzo al campo stellare e l'effettiva calibrazione che sta lavorando per decidere le posizioni della meteora. Si può anche provvedere con precisione in questo modo allo studio grafico del radiante. A sinistra una sovrapposizione di tutte le tracce filmate su una carta mnemonica, oppure dell'evolversi nel tempo della frequenza di attività. La curva praticamente la vediamo a destra in alto delle Perseidi del 2018, appunto rilevata da sistemi video. Si può provvedere con precisione anche allo studio grafico del radiante, la frequenza dell'attività esattamente. Se sussistono poi delle osservazioni simultanee da più stazioni, allora in questo caso possiamo provvedere al calcolo della traiettoria atmosferica, quella reale, e addirittura all'orbita del meteoroide che ha originato il fenomeno luminoso. Il grafico che vedete sotto l'ho messo per darvi un'idea quantitativa delle meteore filmate e misurate annualmente in questi ultimi 10 anni dalle stazioni video della nostra sezione, che è poi la componente italiana, come dicevo, dell'IMO Meteor Network.
parliamo di quasi 900.000 meteore in 10 anni, dal 2009 al 2018, che rappresentano poi tra l'altro il 25% dei dati archiviati nel database dell'IMO nello stesso periodo. Per finire possiamo anche osservare le persone via radio, registrando le riflessioni audio con gli strati atmosferici che ci rimandano all'apparire di ogni meteora. Riportandovi adesso le circostanze con cui potremo seguire l'apparizione delle Perseidi quest'anno, le vedete a sinistra, vi invito chi fosse interessato ad avvicinarsi in qualsiasi modo al mondo delle meteore a contattarci, a scriverci, a inviarci il proprio eventuale contributo. Le Perseidi di quest'anno hanno al massimo il 12 di agosto, la Luna sarà bassa sull'orizzonte e solamente porterà disturbo nelle ore che precedono il crepuscolo mattutino. Cominciamo già a osservarle l'11-12, la notte dell'11-12, e le vedremo in aumento il 12 nelle ore diurne, quindi le osservazioni radio faranno la loro parte, avremo la frequenza massima e il 12-13 vedremo il numero delle Perseidi calare. Un tasso orario massimo lo potremmo avere sui 100-120 meteore ora, però questo con un cielo limpido e buio e con irradiante possibilmente quasi allo zenith. Sotto vi ho messo qualche riferimento per scriverci e ad ogni modo qualsiasi cosa succeda, buone Perseidi.